alla sua 70esima edizione, fasi finali con le signore di Miss Italia. La regina che ancora per un paio d'ore porta questa meravigliosa corona è la vera signora di Miss Italia, perché è lei che è il motore di tutto questo grande meccanismo che durante tutto l'anno trova talenti, bellezze, ragazze meravigliose in tutta Italia e poi le porta qui. Patrizia Mirigliani. Grazie. Emozionata? Molto. E tu, Miriam? Anch'io moltissimo, so che loro... La fascia non la so portare più, dopo un anno, guarda, so che loro in questo momento sono emozionatissime, solo una vincerà. Ragazze, sorridete, divertitevi, in bocca al lupo. In bocca al lupo. Prego, accomodatevi signore, qui. Qua. Tiziana Morgillo, Miss Rocchetta Bellezza Campania, che ha il codice 01. Ricordateli i codici. Poi c'è Federica Ciriani, Miss Friuli Venezia Giulia Cotonella col codice 03. Maria Perrusi, Miss Calabria Cotonella col codice 07. No, non parliamo di fidanzati. No. Esisto solo io adesso. Ogni sera c'è proprio adrenalina, c'è proprio carica. Arriva adesso Federica Ciriani, codice 03. Federica Ciriani, Miss Friuli Venezia Giulia Cotonella, al codice 03, viene da Spilimbergo, in provincia di Pordenone, ed è una studentessa. E allora vai giuria! Per Federica la giuria dice, signori giurati, cos'è questa attesa? Hanno deciso, dai. 8 per Tognazzi. 8 per Cecchetto, 7 per Rusic, 8 per Assisi e 7 per Mariotto. Il totale fa 38 punti per Federica Ciriani. Il televoto sale in passerella, ancora aperto. Maria Perrusi per tutte quante le miss che avete visto fino a questo momento. Sono veramente gli ultimi minuti, votate, votate, votate e ci ritroviamo qui tra pochissimo per i risultati e l'eliminazione di 12 ragazze. Come sono i momenti, Federica, quando tu sei sui blocchi di partenza e stai per lanciarti in acqua? Deve essere un momento così? Beh, mi aprite Federica, che sennò non la sento? Per noi è molto peggio l'attesa prima, perché comunque abbiamo due camere d'appello prima di essere chiamate in corsia. Ormai quando montiamo sui blocchi il più è fatto, quindi basta solo buttarsi in acqua e andare il più veloce possibile. Basta solo. Ma c'è un pensiero su cui tu ti concentri in quel momento? C'è qualcosa che dici a te stessa, che ne so? Vai Fede, vai che ce la fai. Sì, Fede, vai che ce la fai. E questo immagino che sia la cosa che anche tutte le nostre ragazze stanno dicendo in questo momento. Sentite, questo è un supplizio di tantalo. Adesso voglio dire, questa è crudeltà pura. Posso avere questo foglietto prima che muoiano svenute queste ragazze? Sandro Maier. Ma l'attesa fa anche parte della competizione, no? Si attende in ogni cosa, si attendono le risposte ai colloqui di lavoro e si attende la busta della giuria. E si attende il responso della giuria. Allora, io adesso apro la busta, è un momento molto molto emozionante perché adesso per alcune di loro veramente non c'è più niente da fare, ma naturalmente poi la vita vi riserverà tante occasioni, se voi ci credete, di provarci ancora e tante occasioni di lavoro. Allora, vogliamo guardare il primo terzetto per favore? Eccolo qui. Quindi adesso chiedo la doppia conferma, ok? Chiedo agli autori il codice con cui me l'hanno scritto, va bene. In questo terzetto vediamo Tiziana Morgillo, 01, Federica Ciriani, 03, e Maria Perrusi, 07. Allora tra di loro c'è un'eliminata, ed è Federica Ciriani, codice 03.
Federica, scendi per favore, scendi qui davanti. Stay awake, just to